Benvenuto a Luca Tenali, Country d'Italia. Grazie mille. Per Schröder, al quale vogliamo chiedere innanzitutto come sta andando il 2019, poi parallelamente, dato che siamo al Salone del Risparmio, dove c'è il tema della sostenibilità che è in primo piano, come voi interpretate questa tematica? Allora, parto dalla prima domanda. Diciamo che dopo un 2018 che non è stato particolarmente felice sui mercati finanziari per gli investitori finali, il 2019, il primo trimestre, è stato caratterizzato fortunatamente per una ripresa sia sulla componente azionaria che sulla componente obbligazionaria, quindi questo ci fa molto piacere. Non c'è dubbio però che gli investitori non abbiano colto appieno questa ripresa, perché notiamo ancora una grande cautela nell'approcciare gli investimenti. Questo significa che c'è ancora molto denaro depositato sulla liquidità, sui conti di liquidità. Detto questo, per quanto ci riguarda, abbiamo iniziato l'anno acquisendo due mandati molto importanti, uno da una clientela da un cliente istituzionale, uno su una clientela che noi chiamiamo intermediary. Questo ci fa molto piacere per la fiducia che ci viene accordata, e da un punto di vista di attività è stata, direi, molto molto intensa. Abbiamo continuato a essere sempre molto vicini ai nostri partner, ai distributori, ai nostri clienti, e l'abbiamo fatto cercando di portare a terra anche una componente non tradizionale, quindi abbiamo focalizzato la nostra attività nella prima parte dell'anno su quelli che vengono chiamati private assets, o gli investimenti meno liquidi o addirittura illiquidi. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, e cioè come stiamo interpretando il tema della sostenibilità, va detto intanto che non è un tema nuovo per Schröder, fa parte del nostro DNA ormai, e abbiamo iniziato ben oltre 20 anni fa a considerare i temi della sostenibilità, costituendo una divisione di ricerca specializzata. E non è un caso che l'Organizzazione per l'Investimento Responsabile, che fa capo proprio alle Nazioni Unite, ci abbia attribuito il massimo rating A+ per il nostro approccio sostenibile. Ecco, questo approccio che noi adottiamo sulla sostenibilità è un approccio, direi, olistico, cioè trasversale sia alle asset class che alle aree geografiche. Lo facciamo come? Lo facciamo non solo escludendo quei settori che possono essere ritenuti un po' più controversi, ma anche investendo su quelle aziende che sono più sensibili e più attente alla tutela dell'ambiente e alla tutela delle condizioni di lavoro. E non meno importante, non ultimo e non meno importante, è poi il livello di engagement che noi come società di gestione del risparmio adottiamo, partecipando attivamente all'assemblea degli azionisti e incontrando il top management per convincerli ad adottare pratiche sempre più sostenibili.